Ciao, sono Tina Pallotta e sono la consulente dermocosmetica della farmacia di Nardo. Oggi sono qui perché voglio darti una ricetta, ma prima di dartela ti voglio raccontare quello che è successo prima di creare questo piatto. Mio padre ogni volta che mi vedeva mi diceva: "Ho una zucca grande così, la vuoi?" E io dicevo: "No, papà, non mi piace la zucca." E ogni volta che ci incontravamo mi diceva: "Dai, te la do questa zucca, te la regalo, così magari ci fai qualcosa." Finché un giorno ho deciso, per farlo contento, ho detto: "Sì, papà, dai, portami questa zucca che magari ci preparo qualcosa." Allora, siccome avevo ospiti, ho trovato questa ricetta e l'ho preparata e sono rimasta molto molto colpita, sia perché non pensavo che il sapore fosse così piacevole, ma soprattutto a fine serata sono rimasta molto contenta e molto colpita perché a tutti gli ospiti è piaciuta tanto e quindi la voglio condividere con te. Allora, fondamentalmente è molto molto semplice. Io l'ho fatta, diciamo, quasi come antipasto, cioè prima della cena ho creato questo piatto. Allora, la ricetta è semplice: basta avere la zucca, quindi tagliarla, pulirla, tagliarla a tocchetti. In una padella mettete un goccio d'olio e un po' di cipolla. Quando la cipolla si è leggermente dorata, mettete la zucca, la lasciate appassire dolcemente per circa 5 minuti. Dopodiché alzate la fiamma, insaporite con sale e pepe e un po' di noce moscata. Aggiungete anche la scorza grattugiata di un'arancia, possibilmente non trattata. Dopo che la zucca si è insaporita nel soffritto, aggiungete circa 1 litro di brodo vegetale. Fate cuocere per mezz'ora e poi aggiungete il succo di mezza arancia. Frullate il tutto con un mixer fino a quando otterrete questa crema. Mettete il tutto in un piatto e sopra potete mettere dei pezzetti di crostini o addirittura potete mettere del formaggio fresco. Basta anche un semplice caprino oppure un formaggio di mucca delicato. Provatelo e poi fatemi sapere se vi è piaciuta. Ciao!